Il primo gol al 20esimo, disimpegno sbagliato di Platini, ne approfitta Nicolini, il cui tiro viene deviato da Favero. Cantarutti anticipa Brio e batte Bodini in uscita. Al 39esimo la Juve potrebbe pareggiare, ma il doppio colpo di testa, prima Platini poi Cabrini, fa terminare fortunosamente la palla tra le mani di Corti. Al sesto della ripresa, con Vignola in campo al posto di Bonini, il pareggio con la solita puntualissima quanto precisa punizione di Platini. Tre minuti dopo i torinesi vanno in vantaggio, tocco verticale di Vignola per Rossi, esce Corti, nel rimpallo alla meglio il centroavanti che infila la porta vuota. E potrebbero segnare ancora al 12esimo se Corti non si esibisse in questa coraggiosa uscita per fermare Boniek. E subito dopo il portiere Ascolano vola a deviare un violento sinistro di Cabrini su assist di Briaschi. Al 19esimo il pareggio Ascolano. Gran punizione da fuori area dello specialista Dirceu che infila il 7 della porta juventina.